Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Aspettate che sistemo il microfono. Eccoci qua, ora farò un pane sempre con la farina di marino. Sono gli ultimi pacchi che mi sono rimasti. Una farina burattino biologica di tipo 2. Andiamo a vedere come farlo. Bene, proviamo questa farina burattino di tipo 2, macinata a pietra e biologica. Ecco qua vi ho messo le descrizioni della busta. Vedete, molto, molto bella, un po' scuretta, si vedono i puntini che è il grano proprio macinato per intero e setacciato soltanto una volta, quindi ha mantenuto tutte le sue proprietà. Ho messo per adesso 250 di acqua e metto la farina in autolisi, poi ne metterò altri 100, poi vediamo la farina quanta acqua tira. Non l'ho mai usata questo tipo, però presta poco, è una farina di tipo 2, insomma. La metto piano piano, questo già lo sapete, la faccio assorbire piano piano. Eccola qua, ho messo tutti i 250 grammi di acqua, ora la copro e la lascio riposare 30 minuti. Passata la mezz'ora, ho preparato altri 100 grammi di acqua, e la metto piano piano. Ho preparato anche i semini misti, come vedete, perché voglio metterci i semini a questo pane. Quindi faccio girare in planetaria un pochino, metto ancora acqua. E poi ci aggiungo la pasta madre, gli 80 grammi di pasta madre. Questa volta me ne metterò 80 invece di 100. Voglio vedere se cambia qualcosa, ma penso di no, perché la pasta madre è abbastanza in forza, vedete? L'avevo rinfrescata più volte per la colomba, quindi è bella in forza. Continuo a mettere acqua piano piano. Poi vediamo alla fine se l'ha presa tutta. Ecco qua. Ok, ne è rimasta, vediamo, io direi che basta così, ne è rimasta penso all'incirca 10 grammi, 10 ml, io parlo sempre di grammi, ma è uguale a ml. E quindi alla fine ne ho messi 340 grammi, presso a poco. Ci mettiamo anche il sale. Io metto sempre un cucchiaino, non due, perché metto sempre poco sale. Una volta incordato, una quindicina di minuti, 10-15 minuti, aggiungo i semini e faccio girare a velocità bassa. Una volta pronto, faccio un giro di pieghe. Voglio salutare, intanto che faccio le pieghe, l'amica Maria, la quale mi ha detto che anche lei usa ogni tanto questa farina, che è molto buona naturalmente, come abbiamo potuto già constatare, e mi ha mandato gentilmente il link dove poter ordinare le farine. Grazie Maria, un abbraccio. Bene, questo è il primo giro. Lo copro, lo faccio riposare 30 minuti, poi farò un altro giro e metterò l'impasto a lievitare. E comunque volevo dire che al di là delle marche, delle zone, le farine macinate a pietra danno sempre ottimi risultati. Certo, sono un po' più care delle altre, poi magari bisogna calcolare i costi di spedizione, però comunque ne vale la pena. Io cerco sempre di variare perché altrimenti farei sempre gli stessi video, quindi di provare, di testare anche altri tipi di farine. Bene, questo è l'impasto, ora lo metto dentro il contenitore oliato. E aspetto che raddoppi o che quantomeno aumenti di volume.
Una volta pronto, scusate, mi è saltata la foto per farvi vedere com'era raddoppiato, però ecco, lo si vede, guardate com'è bello, si presenta molto bene, bello elastico. Una volta pronto, andiamo a fare altri due giri di pieghe. Riprendendo il discorso delle farine macinate a pietra, non è che quelle macinate, le farine macinate a cilindri, sono peggiori, ci sono delle ottime farine di grani italiani e ottime aziende che hanno dei mulini a cilindri moderni e quindi fanno anche delle ottime farine. Sembra che adesso, insomma, c'è questa non moda, questo ritorno all'antico e va bene, però spezziamo una lancia anche a favore delle farine macinate a cilindri. Bene, qui sto formando il filone. Dopo il secondo giro di pieghe, io vi ho fatto vedere soltanto un giro per accorciare i tempi, ma ho fatto due giri di pieghe. Quindi dopo mezz'ora ho ripreso l'impasto, allargato e ora ecco, arrotolo, piego, cerco di stringere perché altrimenti poi rimangono quei vuoti antiestetici nel pane, quindi arrotolo così, stringo un pochino, non proprio tanto, e questo è il mio filone che vado a mettere dentro il cestino dove ho già messo un po' di semola. Io lo metto girato, come sapete, perché poi lo ribalto. Quindi questa parte che è il sopra la metto sotto, lo giro, ecco qua, e pronto per la seconda lievitazione. Chiudo ancora bene un pochino, ok. Lo copro tutto, lo copro con un telo, scusate. E lo metto a lievitare a temperatura ambiente. Voglio fare il pane in sera, in tardi magari. Bene, per la seconda lievitazione ci vorrà molto meno. Lo lascio a temperatura ambiente naturalmente e poi ogni tanto vado a controllare. Qui sono passate 2 ore, vediamo. Guardate, torna subito su, significa che sta ancora lievitando. E quindi gli diamo ancora tempo, copro di nuovo e lo lascio. Dopo all'incirca 3 ore e mezza, pressappoco, come vedete, l'impronta torna su piano, lentissima, significa che il pane è pronto. Lo ribalto su carta forno. Ci metto sopra un po' di semola. Scusate se nella voce, nella narrazione, qualche volta salta qualche parola perché il programma che mi fa questo diretto non ho capito, ancora non riesco a capire perché. Infatti devo sempre ripetere la narrazione. Vado in diagonale con il taglierino e allargo bene. Vediamo se riusciamo a far venire questo coniglietto. Se volete invece fare i disegni con la punta del taglierino o della lametta, io vabbè, li ho fatti così tanto per farvi vedere, ma non sono il mio forte, i disegnini. Ed eccolo qua dopo 15 minuti, guardate com'è bello già. Ah, quando il pane è sempre una sorpresa, quando vediamo che cresce bene, che si apre come questo, è un'enorme soddisfazione. Chi panifica come me, può capirmi. Naturalmente prima di tagliarlo dobbiamo lasciarlo raffreddare. Io ho cotto in serata, quindi ho dovuto aspettare la mattina, mi sono alzata, ero impaziente di tagliare questo pane. I disegnini sono venuti malissimo, non ve li faccio proprio vedere. Che musica! Ah.
Bello, molto bello, che ne dite? Eh sì, è bellissimo. Pensate che io nemmeno posso mangiarlo, che sto facendo un po' di dieta, però mi sa un pezzettino piccolo piccolo lo assaggio di sicuro. Bene, amici, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere i miei video, di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, e commentare. Ci vediamo presto per un altro video. Ciao a tutti, ciao ciao.